buonasera, ringrazio gli amici di Libri TV per questa occasione. Oggi vorrei raccontare del mio lavoro, un lavoro che è stato realizzato in occasione del Giro d'Italia, che partirà da Mileto, la quinta tappa, e si svolgerà domani 7 ottobre in mattinata. E il lavoro, ho voluto nel mio lavoro omaggiare Pantani, un grande ciclista che oramai non c'è più. L'ho voluto omaggiare innanzitutto perché diciamo che lui le prime gare dilettantistiche che ha vinto le ha vinte proprio in Calabria, ovvero a Squillace e a San Mango d'Aquino. Il lavoro racconta la storia, diciamo, è racchiuso nella storia di Mileto, ovvero tra Conte Ruggero il Normanno e le mura dei ruderi della vecchia Mileto, la rimanenza, e il viale della partenza, il viale della cattedrale del nostro Duomo. Il lavoro è stato rappresentato e riportato su un multistrato, un pannello di 2,50 m x 2,50 m, e ho voluto raffigurare appunto la storia di Mileto e la via della cattedrale. In quanto studente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, mi sono sentito in dovere di rappresentare, di dare un omaggio attraverso una mia opera, un mio lavoro, e appunto sono felice di lasciare un mio segno, un mio linguaggio anche per questo evento, un grande evento come il Giro d'Italia. Mi ha fatto molto piacere, ringrazio tutto il comitato, tutta l'organizzazione, Mimmo Bulzomì e tutta la comunità di Mileto.